Amici di Aprodi, che in quest'epoca Covid, fatta di restrizioni e soprattutto di chiusura di certe attività, un settore che è veramente in crisi è l'industria del cinema a luci rosse. Intervisteremo questa sera con noi un pornodivo, la cui identità verrà celata perché espressamente chiesto da lui, che non sta lavorando e appunto è in crisi. Innanzitutto benvenuto e buonasera. Buonasera a voi, salve. Come mai questa scelta di farsi intervistare così di spalle? In verità perché mi vergogno, sono molto timido, sono un carattere introverso, ecco, mi vergogno. Chiedo scusa, però lei che è abituato a stare sempre senza vestiti davanti alla telecamera, adesso è timido. Eh sì, perché quando sono nudo, diciamo, Kill sui panera fatica, invece mo stiamo facendo l'intervista, quindi non so, mi vergogno, ecco. Ecco, il cinema tradizionale sta cercando di riprendersi e andare avanti con nuove produzioni, con l'uso per esempio di tamponi, oppure grazie al distanziamento. Voi? Ma come si fa a girare con il distanziamento, voglio voi dire? Voi proprio no. Non è fa, come fa a fare distanziamento con un film a luci rosse, un film hard? Non è che siamo tutti quanti Rocco Siffredi che c'è un distanziamento? No. Nel senso che... non siamo tutti Rocco. È chiaro il motivo del distanziamento. Bene, però secondo dati statistici le persone che sono continuamente a casa cercano sempre film a luci rosse sul web. C'è stato un incremento. Sì, ma ci sono presente anche io sul web, ho fatto diversi film, Alibaba e 40 guardoni, Spingi Gonzales, faceva parte su Messicani che durante la siesta, briga a voi, diciamo, il silenzio degli impotenti. E lei che parte faceva? No, io l'unico che parlavo. Vabbè, cioè, sì, vabbè. Battute del genere, battute ho dovuto altre... imparare un copione a memoria, tutto. Chiedo ad un attore come lei, così di fame ed esperienza, le manca il Chuck si gira? Sì, soprattutto quando si gira, briga voi, mi manca assai, assai proprio. Immagino che le manca a girare. Mi manca a girare proprio. In ultimo, cosa si sente di chiedere allo Stato italiano? Ma di essere tutelato, dico, avete fatto questa zona rossa, facciamo pure questi film a luci rosse e cerchiamo di lavorare e di andare avanti, perché non ne possiamo più. Proprio. Anche perché i film a luci arancione non sono no, la stessa no. cosa. Bene, l'intervista col pornodivo misterioso termina qui. Lo ringraziamo e diamo subito linea allo studio. Grazie a voi. Possiamo fare un selfie? Perché io faccio... Cioè, un selfie? Sì, insieme. Con il tempo che mi spoglio, aspettate. No, come mi spoglio? Perché mi spoglio? E se no non mi riconoscono. No, così, bene, proprio, no, linea allo studio, chiudo, metta la censura, metta la censura.